Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Pixelmon con Marci. Ciao a tutti. Che bella voce. Comunque ragazzi, oggi bisogna fare una cosa che andava fatta da tantissimo tempo. Ovvero io nel mio scantinato, Marci, se mi vuoi raggiungere mi fai un grosso favore. Ho nascosto un po' di cose. Ovvero, ci sono 29 mele normali, 14 mele dorate e tantissimo oro. Ragazzi, andremo a fare veramente tante tante caramelle rare. Qual è il problema? Che io ho l'inventario pieno di schifezze, perché mi sono scordato di levarle. E ne ho veramente tante, devo dire. Comunque, Marci, non ciacciare troppo, mi raccomando. Hai tutto l'oro? Ok, perfetto. Io non prendo le mele che voglio fare io. Aspetta, devo prendere lo zucchero che sta qui. Io che ho 45 di zucchero. Le mele le ho già prese io, Marci. Marmi, marmi le ho già prese io. Ok, guarda, te ne lancio. Anzi, no. Intanto faccio queste. Non so nemmeno se mi serve. Ok, sì, tieni, ne ho 21. Fale tessere, ci tieni le altre. I 21. Mamma mia, poi passamene che tutto il resto ce l'ho io. Allora, il resto si deve fare in teoria mettendo le mele d'oro al centro. Non basterà mai questo oro. Fidati. Poi lo zucchero e le caramelle rare. Intanto ne ho già fatte 28, Marci. Me ne puoi passare le altre anche? Ne ho 28 anch'io perché ne avevo un po' nell'inventario. Sì, ok, vanno benissimo. Tiramele tutte addosso. Ti prego, fammele prendere. Ok, perfetto. E così addosso. Ne abbiamo 49. Marci, ma diciamo, levami sto schifezzo qua, che veramente è brutto. Marci, cosa andremo a fare? Vuoi dirlo te cosa andremo a fare con queste bellissime 49 caramelle rare? Il primo starter della serie Pixelmon al 100. Esatto ragazzi, appunto è Meganium. Allora, io so benissimo, me l'avete detto tutti quanti ragazzi, che effettivamente è meglio potenziarlo non con le caramelle rare, perché si vanno a perdere gli EBS, come cazzo si chiamano quelle cose lì. Comunque non importa, noi l'andremo a fare con le caramelle rare. So benissimo che al 62 si potrebbe livellare ancora benissimo, però a noi non importa, perché comunque andremo a fare i lezzi in modo atroce. E appunto, tanto a noi ci fregava soltanto di portarlo al 100. Un Pokémon piccolino che ti sta guardando. Ok, Marci, aspetta. Nuova mossa. Allora, comunque solo a raggio fa 120, ok. Petal Blizzard. Perché ce l'ho in inglese? Sono tutte in italiano, queste in inglese. Comunque, quanto toglie? Dice che vabbè, 90, è una mossa normale di tipo 90. Però il punto è questo, che io ho un giga assorbimento che è strautile, un solar raggio che è strautile, corpo scontro che toglie praticamente come questa ma non è tipo erba, e un sintesi che mi serve per ripristinare la vita. La metto o non la metto? Io la metterei al posto di cosa, scusa? È di tipo erba? Sì, tipo erba. Io la metterei al posto di sintesi, forse. Se alla fine serve sintesi, sì. Se voglio recuperare vita, uso giga assorbimento. E infatti per quello te lo volevo dire. Vabbè, dai. Comunque, ragazzi, dico una cosa. Per quelli che potrebbero dire, no, Metano, hai fatto una mossa di merda, potevi benissimo buttarla via o farla imparare al posto di qualcos'altro. Esiste un coso, cioè, come ce le insegna mosse, c'è anche il ricorda mosse, se non ricordo male. Ricorda mosse. Oh, zio, che trip! E praticamente tutte le mosse che non le abbiamo fatte imparare, che abbiamo scartato, ce le fa insegnare al Pokémon. Comunque, Marci, io ce l'ho già al 74, ok? Esatto. Che top. Vabbè, io intanto faccio piano, perché tanto so che tra un po' ci sarà un'altra mossa, all'80 forse. Non è vero, stavo mentendo. Ovviamente sapevo benissimo di mentire. E alla fine, Marci, io voglio provare il Pokémon contro qualcuno tuo. Per favore, mettici anche un qualcosa di abbastanza carino. No, dai, quello lì mi sciotta, secondo me. Oh, ma non ce l'ha più di mosse in serbo. È soltanto in italiano. Al 70 dovrebbe imparare Fior Tempest, che è quello che hai preso te. E basta. Basta, sono al 99. Ultimo, ragazzi, Pokémon al 100. Ufficialmente il primo starter al 100. E mi sono avanzate ben 11 caramelle rare. E penso un po' d'oro, un po' di zucchero, che vabbè, non ce l'ho qui, ce l'ho tutto di là. E anche della polvere di illuminite, ragazzi. Lo andiamo a fare in questo qui. Vi do un piccolo spoiler. Nel video di Marci andremo a utilizzare le altre caramelle rare, che non sono soltanto 11, ma ne ha anche altre. Yeah. Sì, ovviamente, perché tipo facciamo le cose coordinate. Comunque, Marci, io vado a curarmi il Pokémon. Tu intanto preparati una squadra che... E poi vieni a casa... No, anzi, preparati la squadra e poi vengo io a casa tua. E provo a fare qualcosa con questo Meganium al 100. Cosa, M? Qual è il problema? Cosa ti affligge? Ma c'è un Tearless qui. Ma c'è un Tearless. Quando vedo... Io lo picchio con la spada. Io la spada la uso per difendermi da queste persone. Ma che cosa fa? Come si permette, Marci? Marci, vengo in casa tua. Lui mi sta picchiando. È pazzo, eh.
È pazzo. Pazzo! No, è vero. Dai, vieni veloce, vai. Sta qui, lui non sta giocando alla Pixel, lui sta raspando, viene qui per dare noia, importuna le persone. A me, da. Ok, sono scappato. Ci sono armi, ci sono. Beh, io ti giuro, non riesco a crederci che c'ho Meganim al 100, che è stato sempre il Pokémon che tutti siamo sempre detto, livellalo, ti prego, livellalo, perché non si può vedere. Ora sta a vedere, mi sfida lui, veloce, ok, perfetto. Dai, mi metti un grado. Oddio, il mio è molto più potente in teoria, però. Ciao Meganium. No! Hai attaccato per primo. Ah, e beh, io c'ho il Pokémon morto. Marci, ovviamente il mio è più veloce e al 100. Tiranitar, salutiamo il mio Meganium però a questo punto. Però il Tiranitar secondo me oddio. Ma nemmeno io. Io vorrei dire una cosa, Marci, posso dire che il tuo Tiranitar mi sciotta, il mio proprio lo sciotta, ma il mio Meganium riesce a farcela forse? No, 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 no! Cosa? Sì, cosa? Oddio! Oddio! No, no, no! È morto. Ho sbagliato io. Che dici, faccio fuga o continuo con gli altri? No, continuo. Ok, dai, facciamo lo scontro serio. Però ci voglio riprovare, ci voglio assolutamente riprovare. Perché, cosa hai tirato? Oddio, quello lì non so cosa sia, a dire il vero. Ciao. Onesto, è anche al 73. E, no, comunque ci voglio riprovare perché secondo me lì ho sbagliato io. Se non ti facevo la mossa di tipo erba, ma ti facevo quella gigassorbimento che mi ripristinava anche la vita, secondo me era più che fattibile. Mi ha lanciato... Marmi, ciao, salutalo. Cioè, 300, il... grazie 300. Al cazzo, grazie al cazzo proprio. Kyogre... Vabbè, ma a parte era già morto di suo quello lì. Cioè... Vabbè, ok, perfetto, perfetto, ce l'ho fatta. In teoria con questa squadra qui lo sai che forse ti uccido, però ti uccido perché tu non hai ancora fatto ciò che devi fare con le caramelle rare. Poi, magari, chissà, ci sarà il ribaltone. Comunque, aspetta, ultimo... ma loro lo sanno già. Lo sanno già, quindi... In teoria sì, è vero, perché... Io glielo dico, ragazzi. Dai, diciamo, tanto il video qua... di Marci, ragazzi, è uscito prima del mio, questo quindi... Pokémon qua... Ragazzi, lo vedete? A che livello 100. È ora? Al 73. 70, ragazzi. Lo vedrete nel suo video al 100 o 99, io non l'ho ancora capito, però... Voi l'avrete già visto, quindi non c'è molto da capire. Comunque, Marci, ultimo scontro. Vieni qui. Io, vai, vabbè, tiro già fuori Meganium, per favore, non essere troppo cattivo. Anzi, no, tirami Tiranitar subito, Tiranitar. Di cattiva. Ma lo uccidi, tu ce l'hai mosse super efficace. Sì. Perché il mio scappa? Aspetta. L'hai buttato giù? Te lo ritiro. No, scappava, sai com'è? Sì, ho visto. Allora, io vorrei anche provare forse una mossa nuova, però solo la rage è più potente, veramente. Non... Ma che sei impazzito? No, ma tu mi attacchi... Lo sai che mi uccidi? Meganium è stato potenziato da Tempesta di Sabbia, ma l'hai lanciato a te, la Tempesta di Sabbia? Sì. E perché mi hai potenziato il mio? Non lo so, cosa di... Non lo so, Ta, non lo so. Guarda che se cambio mossa... però... no, niente. Niente. Marci, ma tu lo sai... A parte, saluta Tiranitar. Ma tu lo sai che se facevo subito gigassorbimento... Ma guarda che gigassorbimento è una mossa che ho visto che fa tantissimo... 8000 di esperienza. Fa veramente tantissimo danno, quindi secondo me... Te lo devastavo anche di gigassorbimento e basta. Comunque, vabbè, ormai ci siamo, ultimo scontro si è detto, facciamolo. No, dai, io cambio Pokémon. Non lo tengo questo contro Salamence, col cazzo, cioè, ma ti pare che sono pazzo io? Allora, comunque il tuo Salamence devo dire che è pericoloso, ecco, comunque... mi toglie veramente molto. Chi è che ha livellato? Oh, cosa è successo? Come chi ha livellato cosa? Non ho capito bene, non ho visto, giuro, è successo qualcosa. Non so se c'è un condivido esperienza sparso da qualche parte, quindi boh. Comunque, io mi ammazzo. Guarda, è più danno che mi faccio io che quello che mi fai te, veramente, Marci. Meno male che la magia mi viene incontro con una bellissima mossa chiamata ripresa, proprio. E comunque tu, con quella merdina che è al 73 ora, mi fai male. Perché mi fai male, Marci? Ma hai visto quanto cavolo mi ha levato? Madonna, ho preso un botto. Ma veramente, meno male che c'è Groudon che non mi fa nulla di danno, quindi basta! Posso anche... Basta! Lo posso fare quante volte? 10 volte lo posso fare. Che fatica sta cosa, oh, madonna! Sì, ma il bello! Ma scusa, ma lo puoi avere... Ce l'hai anche te, oh! Cosa ti lamenti? Ce l'hai anche te, Non ce l'ho, non ce l'ho ripreso io. Ma lo impara al 71, infatti. Non è che... per dirti, basta fargli fare un livello... Non ho ucciso nessuno con il mio... E potrebbe anche essere, Marci, io ti ripeto, basta che gli fai fare un livello e subito a ripresa. Comunque, perfetto, due scontri vinti da me, Marci non ha ancora il suo a livello 100 e devo dire che il mio Meganium ha fatto un enorme salto di qualità e si può dire che riesce a tenere testa al tuo Tiranitar, si può dire.
guarda, io te l'ho ucciso perché ho usato due volte giga impatto. Sì, ma io te lo dico, se io usavo subito... anzi no, soltanto Meganium contro Tyranitar, poi quitto, giuro quitto. Voglio soltanto provare una cosa, ok? Perché io prima ho visto che se ti faccio solo a raggio ti faccio del danno, però se faccio giga assorbimento faccio del danno e mi curo, quindi io voglio provare soltanto di giga assorbimento ora contro di te. Eh no, mi devasti lo stesso, mi sa. Mi sa che... Perché io mi curo, ma con questo qui mi sciotti comunque. No, no, ce la fai. Perché non mi hai fatto una idea? Guarda, dai, che inculata. No! No! Sì. Non ci credo, perché mi avevi lasciato uno e poi mi hai ucciso? Basta, quitto, dopo questa quitto. Perché, come fa? Allora, aspetta, mi è successo anche prima. Dopo che tu... Che io te l'ho ucciso. Perché comunque... c'è la tempesta ancora. Ma che cos'è quella roba lì? Perché mi va a uccidere tu? Una cosa di Tyranitar. Ma fa schifo, la odio. Mi fa vomitare proprio. Comunque. Grazie. Sì, sì, Marci, sì. Comunque, ripeto, sono soddisfatto del mio Pokémon. Meganium è stata una bella scelta averlo portato al 100. Oltretutto, il mio starter, il Pokémon che ho scelto inizialmente, che ripeto, era il più carino tra quelli rimasti. Quindi, soddisfatto della scelta. Quindi, ragazzi, ovviamente è stato un obiettivo abbastanza difficile. Difficile perché far livellare così tanto un Pokémon veramente ci vuole tempo. Per fortuna le caramelle rare e il mio nerding precedente ci sono venuti incontro. E ovviamente questo video, ragazzi, l'ho fatto con Marci perché nel prossimo, che in verità non è il prossimo, è il precedente, lo aiuto io. Quindi si è fatto insieme perché siamo delle brave persone. Detto questo, ragazzi, il suo canale in descrizione. E quindi ciao a tutti.